Ciao, sono Giacomo di Condifesa Giovani, ho il piacere di parlare con Elisa Stivan, specialista di esoscheletri. Oggi Elisa cercherà di mettermi quello che è una specie di esoscheletro, è un dispositivo che viene indossato in circa 10-15 secondi in autonomia. Se non è la prima volta ti aiuterò un po', però dalla seconda una persona è già in grado di indossarlo senza bisogno di aiuto. È molto simile ad uno zaino da montagna, ci sono due spallacci da inserire, c'è una fascia lombare da andare a chiudere. Ok, poi secondo passaggio, c'è un dischettino da prendere, tieni pure qui per cortesia, e questo qui. Ora, pianino, tipo un paracadute, li tiri un po' in avanti. Ah, senti la schiena. Senti come ti abbraccia la schiena, ti senti protetto? Sì. Ok, sì. Quando lo senti ben appoggiato, li avvicini qui e li attacchi. C'è del velcro, loro stanno su da soli. Perfetto. Ti chiudo la fibbiettina qui sul petto e lo andiamo effettivamente a legare sulle braccia. La funzione delle braccia è basata su molle che vanno a spingere il braccio verso l'alto. Che sensazione particolare. E vanno completamente a sostenere il peso del braccio stesso o vanno anche ad aiutare a sostenere il peso dell'oggetto che si movimenta, che può essere ad esempio una forbice a batteria. L'autonomia che ha questo dispositivo? L'autonomia è pressoché infinita. Non avendo motore o batteria può essere utilizzato tutto il giorno per infiniti giorni. Manutenzione, non avendo parti all'esterno, ingranaggi visibili o slitte che si possono bloccare, non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione. Direi che siamo comunque molto affascinati da questa nuova tecnologia, speriamo che, insomma, di vederla un po' più. Più che volentieri, contiamo che il gruppo dei giovani ci aiuti un attimino a farla conoscere, diciamo, di più. Diciamo che prima salviamo quelli che hanno una certa età, perché sennò. Grazie mille Elisa. Grazie a voi, è stato un piacere. Per il tuo tempo.